Buongiorno splendidi ragazzuoli e splendide ragazzuole, sono Aligi Comandini, alias Il Pergianza, redattore di Multiplayer e in questo specifico caso di Movie Player, perché mi hanno mandato a vedere l'anteprima di Assassin's Creed, il film, Assassin's Creed The Movie. Sono qua, su Lega Nerd, per fare un video e descrivervi le mie esperienze a Londra, dove appunto ho potuto vedere una ventina di minuti di questo film. Le aspettative erano basse, molto molto basse, perché se avete seguito un po' i film videoludici negli ultimi anni sapete che di rado si tratta di prodotti di qualità. Sono prodotti spesso raffazzonati, di scarso livello, poco divertenti, poco intelligenti, pensati per fare del becero fanservice e catturare i fan del gioco al cinema senza troppe velleità artistiche. Non è questo il caso di Assassin's Creed. Stranamente non è questo il caso di Assassin's Creed. Fox e Ubisoft sembrano aver lavorato su una vera e propria superproduzione, perché i nomi coinvolti, raga, in questo caso sono eccezionali. Parliamo di Justin Kurzel, cioè il regista di Macbeth, un filmone molto lento, epico, non per tutti, ma sicuramente un film di altissima qualità, e Michael Fassbender, un attore noto, nominato al premio Oscar, che avrete visto sicuramente in Jobs, avrete visto negli ultimi X-Men, comunque un attore davvero davvero notevolissimo, un grandissimo caratterista, e anche gente come Marion Cotillard e Jeremy Irons, sempre nel cast, cioè c'è gente veramente veterana, veramente abile a fare questo film. Non sembra una produzione tipica da film videoludico, è davvero una superproduzione. E la cosa assurda è che è stato approcciato in modo completamente diverso da tutti gli altri film di questa tipologia. Perché? Perché a Kurzel del videogioco non frega una mazza. Non ha mai giocato un Assassin's Creed, non è un videogiocatore di suo particolarmente. Gli ultimi giochi che ha giocato sono addirittura Pac-Man e i vecchissimi, vecchissimi classici. Non è particolarmente interessato a voler fare del fanservice, non è particolarmente interessato alla saga di per sé. Lo hanno catturato con lo script perché fondamentalmente lo hanno convinto a trattare la tematica della memoria genetica. Lui si è fatto catturare dal film per la tematica della memoria genetica, la possibilità di rivivere gli eventi dei propri avi attraverso la memoria genetica, cioè l'animus fondamentalmente. Il film però ha uno script completamente originale, non è uguale ai giochi, non ha personaggi dei giochi. Il protagonista non è Desmond, è un altro personaggio completamente diverso, Callum Lynch si chiama, ed è condannato a morte, e l'assassino non è nessuno degli assassini noti, si chiama Aguilar ed è un assassino nella Spagna dell'Inquisizione. La storia è estremamente drammatica, è estremamente dark, sono arrivato lì aspettandomi qualcosa di simile a un film Marvel, invece mi sono trovato qualcosa di persino molto più dark di un film DC. È davvero davvero drammatico, davvero davvero dark, tanto che Fassbender nella sua recitazione si prende estremamente sul serio. Il rischio con questa mossa è quello di overacting, cioè che il regista e gli attori prendano il film sul serissimo, quelli che lo vanno a vedere aspettandosi un film legato appunto a un videogioco non riescono a prenderlo altrettanto sul serio e quindi non riescono a goderselo decentemente per la serietà del tutto. È un rischio concreto, ma c'è da dire che questa nuova visione, questa strada intrapresa dal regista e dei suoi attori è sicuramente interessante, perché differenzia Assassin's Creed The Movie da qualunque altro esperimento in questo campo si sia visto finora. Rende il film veramente molto diverso da tutti gli altri e dà al film una concretezza e la possibilità di essere finalmente un prodotto di qualità, qualcosa di molto diverso da quello che si è visto fino ad oggi. La regia c'è, perché comunque ci sono i soliti giochi con la luce di Kurzel che vuole esprimere emozioni nelle varie scene in base all'illuminazione e ai colori utilizzati, ci sono delle scene paesaggistiche, campi lunghi, estremamente ben fatte già subito all'inizio del film. Kurzel non esagera mai, non va mai sul kitsch, non va mai sul cheesy con scene troppo prolungate. Lo abbiamo trovato un po' nervosetto nella breve scena d'azione che si è vista dopo, sicuramente è più a suo agio sui grandi paesaggi e le inquadrature lente di quanto non lo sia sulle scene d'azione frenetiche, però anche quelle sono lavorate molto bene e la fisicità degli attori aiuta a prenderle abbastanza sul serio. Insomma,
La materia prima c'è, il potenziale c'è. Diversamente dalla maggior parte dei film di questo tipo, il potenziale c'è ed è enorme. I dubbi ci sono tanti. Sarà la narrativa alla fine della fiera a decidere se il film sarà un flop o sarà qualcosa di completamente diverso dal solito. Sarà un gran film. Perché è sempre difficile traslare la narrativa del medium videoludico nei film. Perché il medium videoludico tratta progetti che comunque sono molto longevi e di norma interattivi, il che sta a significare che hanno forti background narrativi. Forti personaggi, ma scarse storie nella maggior parte dei casi. Non è sempre così, ma nella maggior parte dei casi è così. E il background è difficile da traslare in un prodotto che dura un'ora e mezza, 2 ore. Come diretta conseguenza, tutto dipende dallo script. La materia prima, come ho detto, c'è, la regia c'è, gli attori sono attori incredibili. Le velleità artistiche ci sono, la serietà c'è, quello che bisogna constatare è la qualità della storia. Se c'è la storia, c'è il film in questo caso. Se non c'è la storia, tutto può crollare come un castello di carte. Spero sinceramente che la storia ci sia, spero sinceramente che Assassin's Creed si riveli una notevole sorpresa. La mia opinione al riguardo è questa. Se volete qualcosa di più dettagliato, potete andarvi a leggere l'articolo che c'è su Movie Player e lo speciale che c'è su Multiplayer. Ho scritto per entrambi i siti, quindi tutti i dettagli sono lì, ma la mia opinione generale è questa qua. Il potenziale c'è, contro ogni aspettativa, conoscendo questo genere di film, il potenziale c'è. Potrebbe essere qualcosa di davvero guardabile. Aspettiamo e vediamo. Ciao a tutti!